Wow, no, non ci posso credere, sono stupendi. Stavo cercando proprio dei pantaloni così. Buongiorno a tutti, mi chiamo Stefania, benvenuti al mio canale Io sono Acqua, dove parlo di moda sostenibile, stile personale e vestiti usati. E oggi vi faccio vedere un'altra borsa piena di vestiti che mi è arrivata dell'intercambio a catena. Ho spiegato di cosa si tratta in un video che ho fatto alcune settimane fa e ho visto che il video vi è piaciuto, quindi ho deciso di rifarlo, visto che c'è sempre questo elemento di curiosità e sempre questo elemento di sorpresa, perché non si sa mai che cosa si trova. Così vediamo insieme che cosa c'è dentro la borsa. Il contenuto cambia sempre, a volte ci sono cose interessanti, a volte un po' meno, e se trovo delle cose interessanti poi alla fine le proverò e cercherò di fare anche un paio di outfit. Se non sapete di cosa si tratta vi lascio il video qui dove spiego che cos'è questa iniziativa e poi farò anche un blog dove spiegherò come organizzare un intercambio a catena con queste borse. Cominciamo subito e andiamo a vedere che cosa c'è nella borsa. Nella borsa era arrivata dentro anche questa borsa con delle varie scarpe che sono chiuse nelle buste, quindi andiamo a vedere di cosa si tratta. Questa è la borsa, ma non è una cosa che mi interessa più di tanto. Questo paio di scarpe mi stanno decisamente troppo piccole, non so che numero sarà, il 34, il 35, comunque non è nemmeno il mio stile, quindi no. Andiamo a vedere cosa c'è qui. Ci sono queste scarpe della Zing numero, anche questo è il 39, che è il mio numero. Non sono male, ma non sono niente di eccezionale. Ho già tantissime scarpe, porto a casa veramente cose che mi mancano. Ho già scarpe nere e bianche, quindi non è una cosa che mi interessa più di tanto. Poi qua dentro quello che abbiamo sono queste scarpe Enzella Firenze, addirittura scarpe italiane made in Italy del 39, anche queste scarpe classiche piuttosto eleganti, ma anche queste non sono il mio stile, io non metto scarpe del genere e quindi questo non va. Andiamo ora a vedere dentro la borsa vera e propria. Questa è la borsa numero 5, ci sono 8 borse che girano nella nostra catena. Ok, andiamo a vedere cosa c'è dentro. Questo è una specie di scialle di lana della Inti, conosco la marca, e è un po' infeltrito, quindi no, non mi interessa. Questo è una specie di vestitino molto molto leggero con questa fantasia, e anche col cappuccio è come una maglia. Non sono cose che metto, anche se mi piace l'idea del cappuccio, ma non sono cose che metto. Qui c'è un'altra cosa nera. Cos'è? È un vestito molto semplice, molto stretto, lungo, vestito maglietta della Divided, insomma, non mi serve, non è neanche un granché. Vediamo qua una maglietta. You can never have enough this. Questa è la marca della maglietta. È carina perché è un po' tagliata in diagonale, il tessuto è tagliato in diagonale. Fa una tasca. Non è male, però io non metto tanto le magliette, no. Perché la XS comunque non sono cose che io metto molto, ho poche magliette, come ho pochi jeans, dovrei magari cercare più cose, però è difficile che mi piacciono le magliette o i jeans. Questa è una giacca di velluto, blazer di velluto, non è niente di che, anche il modello è molto semplice, molto classico, non sono contraria, non ho niente del genere di velluto, una giacca così, sto cercando dei blazer in realtà, ma questo è un po' troppo semplice, non mi dice niente, insomma alla fine. Un paio di jeans della Topshop, qui mi sta un braccio, ma malapena, non so che taglia è, XS sarà, non lo so, super piccoli. Poi abbiamo questa camicia che ha le maniche con questo risvolto, con questo tassello, insomma, che le tiene su un po', ha questa fantasia. No, nel senso, no. Non sono cose che metto, mi sembra anche di una qualità abbastanza bassa, quindi no, non ho ancora trovato niente per me. Questo è una specie di giacchetta con questa fantasia, sembra che ci siano degli animali, un agricoltore, non lo so, della Jesus Industries, che è una buona marca, non è niente di che, quindi no, neanche questo, no. Abbiamo un cappellino, a me piacciono molto i cappellini. Però questo non è granché. Un po' slavato, di lana, eh.
sembra vintage quasi, è molto antico, un po' vecchietto. C'è ancora un po' di roba. Qui c'è una maglia. Ah, ok. Saatchi Gallery, è una galleria, non so dove, forse a New York o a Londra. Saatchi Gallery mi suona, è una galleria, probabilmente questa è un'opera d'arte. Magari l'hanno comprata al negozio del museo. Ma insomma, ancora una volta le magliette non le uso, quindi no. Vediamo questa, c'è una fantasia interessante. Unique art everywhere. Anche questa sembra una cosa artistica, art everywhere. Non è male, ha una fantasia abbastanza interessante. È una felpa alla fine, ma non mi piace il tessuto. Sembra un po' di plastica. Non c'è l'etichetta, quindi vabbè, niente, non... No, voglio dire, ho molti vestiti, quindi le cose che mi porto a casa voglio che siano... Cioè, non sono male queste cose, però voglio che siano proprio cose che o non ho oppure che mi piacciono molto. Un costumino. Però no, perché si sta il naso qua, oppure metà del seno, della tetta. Questo è una cosa, sembra carina, della Diesel. È fatto di materiale tipo di spugna, come di un asciugamano, proprio presente. Forse posso provarlo, così per vedere, insomma, non che mi esalti più di tanto, però non ho ancora provato niente. Andiamo qua, un paio di pantaloncini. Sdrucciti, abbastanza sdrucciti. Ho già un paio di pantaloncini di denim e io non li uso tanto per uscire, li uso più che altro per stare in giardino, quindi non mi serve un altro paio di pantaloncini. Questa sembra molto carina. Allora, la marca è Isabel Christensen ed è questa camicia con queste maniche così. C'è dietro questo inserto trasparente, sempre viola. È carino, la potrei anche provare. Ah, manca un bottone, peccato. Manca qua un bottone in cima. Se manca il bottone non ho voglia di andare a ricercarmi il bottone. Ho anche una pila di vestiti che devono essere riparati, quindi no. Cos'è questo? Wow. Wow. Questi sono i tipici pantaloni anni 80. Guardate qua. Questi sono i pantaloni anni 80, guardate. No, non ci posso credere. Sono stupendi. Stavo cercando proprio dei pantaloni così. E inoltre, beh, non solo questo, hanno anche l'acid wash, cioè il lavaggio acido, tipico anni 80, una cosa abbastanza tossica. Però, insomma, visto che sono di seconda mano, sono vintage. Ah sì, la tasca è abbastanza sdrucita, la dovrò sistemare, comunque non è un problema questo. Vediamo un po' se sono vintage. Non so, non sono sicura che siano vintage. Hanno questa etichetta, non so se si riesce a vedere. Guardate qua le tasche così quadrate. Mi sembrano stupende. Dovrebbero starmi perché sono larghi. Vabbè, questi li provo assolutamente. Wow, sono troppo contenta. Spero che mi stiano. Speriamo. Cosa abbiamo ancora? Abbiamo un altro paio di jeans della Diesel Industry. Anche questi della Diesel. Però insomma, io oramai ho quelli, quindi spero che mi vadano bene. Poi cosa abbiamo? Cos'è? Wow, questa è una giacca molto particolare. Una giacca leggera, però di tipo bomber, con questa fantasia. Della Active Studio. Sembra vintage, anche se non sono sicura al 100%. Comunque mi sembra molto carina. Mi piacciono queste fantasie un po' particolari, con un po' di fantasia animale, grigio, quindi posso poi giocare con vari colori, croci varie. Mi sembra molto interessante. Proviamo. Abbiamo un altro paio di jeans, decisamente troppo piccoli, quindi anche se mi fossero piaciuti, poi sono anche un po' usati. E questi forse si chiamano skinny jeans, hanno anche un bel buco qua. Comunque non sono cose che mi interessano. Una giacca così, giacchetta leggera anche questa, camicia giacca, insomma, una cosa così più che altro giacca. Questa fantasia Tense, bella Tense, carina, ma niente di che, quindi no. Cherry Coco è un vestito, anche questo un vestito a maglia lungo, molto molto piccolo, di questo verdone oliva, non mi interessa. Oh, guarda, questo è un cappellino con visiera. Un po'.
questo lo possiamo tenere. Non so che questa visiera non è eccezionale. Comunque questo lo guardiamo dopo, lo proviamo. Abbiamo un paio di calze di collant, di leggings forse, no, di collant pesanti, quindi per un po' più per l'inverno. Non dico mai no ai collant, soprattutto se sono un colore che non ho oppure un tipo che non ho collant così pesanti, quindi questo lo possiamo provare. Atmosphere, questo top, anche questo nero e verde oliva, ma non è una cosa che mi interessa più di tanto. Mi è quasi finito, allora adesso qui c'è, non so, dei leggings molto lunghi che finiscono un po' larghi a zampa d'elefante, non c'è la marca, un po' piccoli, comunque non sono una cosa che mi interessa più di tanto. E l'ultima cosa sono questi pantaloni di Claudia Strater. Enormi, sono giganteschi questi pantaloni, sono veramente grandi e non sono un modello che mi piace così tanto, quindi niente. Abbiamo finito con le cose, quindi abbiamo alcune cose che voglio provare. Vediamo, io spero tanto nei pantaloni. Cappellino. La situazione di questo cappellino è che il cappellino è molto carino, però c'è questa cosa che secondo me è fastidiosa perché viene giù così. Però quello che potrei fare è usarlo come berrettino, come basco o un berrettino così. È per l'escamosciata. Questa non è lana, è come una specie di canapa. Insomma, questo materiale è un po' particolare, come cotone sembra, però grezzo. Questo lo tengo e lo sistemo. Toglierò questa parte che è abbastanza facile da togliere. Proviamo questa. Ha anche le tasche qua. Metto gli occhiali che non lo vedo. Posso farci varie cose, mi sembra molto carina e particolare, quindi la tengo. Per ora la tengo, poi magari non la terrò, ci farò qualcosa, non so. E adesso proviamo ora questi. Ah, guardateli come sono da qua. Tipici anni 80. Allora, questi mi stanno giusti giusti. Sono proprio carini. Stavo proprio cercando un paio di pantaloni così degli anni 80. E li ho trovati con questo anche acid wash, mi sembra fantastico. Allora, questi li tengo sicuramente. Sono un po' duri, ma più li si mettono e più insomma dovrebbero lasciarsi andare. Insomma, devo riparare la tasca, c'è un buco della tasca, ma non si vede neanche da fuori. Quindi insomma, perfetto. Vedere altri video di questi borse di intercambio di vestiti o altri argomenti relativi alla moda sostenibile, ai vestiti usati e allo stile personale, vi invito a iscrivervi al mio canale. Pubblico un video ogni mercoledì e a volte anche la domenica. Vi mando un grandissimo bacio, ci vediamo settimana prossima, mi raccomando, state bene, a presto, ciao.